Dai, voglio che tu lo metti al culo. Volete che me lo metta al culo? Sì! Volete che me lo metta al culo? Madre mio, padre mio, maledetto padre mio, madre mio, padre mio, maledetto. Porco Dio, che ci sta là dentro? Sono contento che col manico di scopa in culo sei riuscito a vincere, Drago. Grazie al cazzo. Porco Dio. Mi sono cagato i polmoni quando t'ho visto. E tutti facevano il tifo per te. Ho fatto piagne. Parlo del Drago. Comunque sei un coglione. Cioè sei te un coglione a merda. No, no, porco... Porco Dio. Tu l'altra volta mi hai detto che il mignottone sul ponte devo la prendere l'uccello in bocca, è vero? Però a te non t'annava che ti facesse una pompa, quindi sei un coglione. Pensa che io ho preso al culo da Renato. Porco Dio. Sì, ho capito, però c'è il cazzo. Cioè, il mignottone c'è il cazzo. Già, porca madonna. Però almeno gli potevi far fumare sigaro di carne. Porco Dio. Eccomi, regà, arrivo pure io. Vado mezzo un po'. Regà, credete che il mio passo è bruciato al culo? No! Boh. Già, lo penso pure io. Ah, beh, sti cazzi. Regà, se andiamo a fare un'inculata sul barcone. Oh. Sì. Regà, promettete che mi mettete i dito in culo? Pure te, eh? No, no, è Harry quello che spigna a merda. Harry, te prego, ficcami al culo. Sì, andiamo a spigna a merda, va. Un altro anno è passato, ma ci saranno nuove occasioni per poter vedere i nostri amici. Nel prossimo episodio scopriremo che grazie ad una magia Harry Potter avrà due cazzi e che Rotte e il mignottone gli daranno giù come criceti. Ci vediamo presto, amici miei.